Buon pomeriggio a tutti dal Milanista Patria, siamo qui a registrare questo nuovo video della Serie A simulata, il 17° episodio. Ormai mancano pochi episodi, questo più dovrebbe mancare questo episodio più un altro episodio per la fine del campionato. E ora vi passo alle partite simulate di questo episodio. Ed ecco che qua, intanto mi scuso, è caricato un errore l'ultima volta, ho sbagliato nel salvare e quindi ho dovuto simulare l'ultima giornata, che c'è stato un piccolo cambio, penso di classifica, se non sbaglio il torneo era Purino e la Juventus, poi non molto cambiata la classifica. Il Milan è a 45 punti, quindi qua a 6 punti dal quarto posto e 4 punti dal Genova, cioè, per la Genova League. Ora andiamo a simulare la prima giornata di questo episodio. Simuliamo dovrebbe andare meglio così. Vediamo Parma Lecce, finisce 1-2. Oggi il Milan gioca con la Sampdoria, vediamo Inter Bologna. Inter passa in vantaggio, ricordiamo l'ultima giornata che si sarà il derby. Inter sul 2-0. Vince 2-0 l'Inter, vediamo come va a finire Cagliari-Torino, 1-0 per il Cagliari, il Torino si fa pareggia, vediamo come va la partita per il Torino. Il Torino lotta per lo scudetto, un pareggio che permette di arrivare a meno 1 dalla Juventus. Vediamo Napoli-Udinese sul 0-1 l'Udinese, è una partita lotta salvezza questa. Napoli ha perso e l'Udinese arriva quota 41, quindi 8 punti da Napoli, salendo l'Udinese. Verona-Sassuolo 0-0, Spal-Atalanta, vediamo Spal-Atalanta che va verso la vittoria dell'Atalanta, vediamo 2-2, attenzione Spal 2-3-3-2 e finisce 3-3 Spal-Atalanta. Vediamo Juventus-Genova, gol della Juventus, gol del Genova, pareggio Genova 2-1-2-2, finisce 2-2 Juventus-Genova. Sampdoria Milan passa in vantaggio, dai Milan, dai Milan 2-0 Milan, la doppia Milan. No, finisce solo 2-0 Milan, che vince grandissimo Milan. Roma-Brescia, la Roma va in vantaggio, raddoppio della Roma, 3-0 Roma, finisce 3-0 Roma-Brescia, Lazio-Fiorentina, Lazio e la vicina Milan, vediamo, la Fiorentina,
Un po' che potrebbe andare pure per la Milan, però la Fiorentina passa in vantaggio e va a vincere 1-0. Vediamo un attimo la classifica dopo questa prima giornata. La Fiorentina è terza, 54 punti, l'Atalanta è 54 punti pure, il Milan arriva a 48 punti. Punti, quindi 6 punti dal quarto posto, e Milan si avvicina a 2 punti dalla zona Europa League, all'ultimo che è lo scontro diretto con l'Inter. L'Inter in zona Europa League pure, è un campionato bellissimo, emozionante, molte sorprese. Vediamo quest'ultima giornata di questo episodio. Fiorentina Parma, gara 1. Uno, Fiorentina Parma, 1-3 ora. Vediamo Milan-Bologna. Milan-Bologna, partita importante per il Milan se vuole l'Europa League, però passa in vantaggio il Bologna. Passa in vantaggio Bologna, gol e pareggio Milan, 2-1 Milan, doppia, grande Milan, chi crede in Milan? Quest'ultimo giornale di questo episodio finisce 2-2 per Milan Bologna, peccato, il Milan si è fatto pareggiare all'ultimo, si è fatto pareggiare all'ultimo, peccato. Udinese Cagliari 3-1, Udinese. Chi crede alla salvezza? Inter Torino 1-0, 1-0 per l'Inter, l'Inter può allungare di 2 punti. Gol del Torino 1-1, finisce 1-1, stessi punti con il Milan, l'Inter. Vediamo il Napoli-Roma 0-2, il Torino per ora è a meno un punto dalla Juventus che ancora deve giocare. Andiamo, si spalla il Sassuolo 0-0, Napoli intanto passa 4-0 con la Roma e ha perso mai il distacco dalle ultime. Brescia Juventus, Brescia sta vincendo, pareggia la Juventus, vediamo 1-2, la Juventus va a vincere 3-1, la Juventus va a vincere, forse vede scudetto, forse vede scudetto, la Juventus, forse vede scudetto, 1-1. Sempre della Lecce, forse la Juve vede scudetto, Gallo Atalanta Lazio, sempre della Lecce 2-1, gol dell'Atalanta, gol dell'Atalanta, Genova Verona 2-0, facciamo dei piccoli calcoli perché a 3 partite alla fine ci potrebbe dare qualcosa di scontato, andiamo dopo a vedere, vediamo. 3-1-0, finisce così intanto la giornata, piccolo calcolo perché la Juventus ha 3 punti, mancano 9 punti, 6 punti, quindi la prossima sarà l'episodio un po' lungo con 3 partite, quindi la prossima, lo scudetto ormai si giocherà al prossimo episodio. Vediamo la Champions League, 55 punti. Le spalle, il Milan a 49,5,
5 punti su 9, quindi il Milan ancora può sognare, ma sarà difficile, però per l'Europa League il Genoa ha 53 punti, 4 punti dalla Europa League, Milan può sognare, vediamo come va a finire. Il Milan si può dire che con 39 1 più il Milan è salvo sicuro. 33 più 9 fa 33 più 9 7, 42 punti. Napoli è ufficialmente in Serie B perché il punto è 44 punti, quindi 5 più 4, 4, 4, e Bologna e Napoli quasi sicuramente in Serie B. Il Lecce se la può giocare, vediamo come finisce. Lecce, Bologna e Napoli sono anche in Serie B. La prossima settimana si giocherà Champions Europa League e Scudetto. Vediamo come sarà il finale dell'episodio. Io vi ringrazio, come è andato, come sta andando la serie. Il prossimo sarà l'ultimo episodio della serie simulata e prendo una decisione in questi giorni e vi comunico cosa potrò portare nei prossimi giorni, dopo, come si può dire, l'ho cominciato verso fine marzo questa serie, è una serie di quarantena. La quarantena ormai sta pure finendo, da 4 mesi ci sarà la fase 2, cominceremo a convivere con questo virus. Non c'ha la libertà come sappiamo noi, ma l'Italia prova a ripartire. È un piccolo esperimento che dovremmo fare. Vediamo se va bene o se va male. Se va male, sicuramente ritorneremo in quarantena, come siamo ancora per ora. Nel male, forse Italia, andrà tutto bene, io resto ancora a casa. Ci vediamo nel prossimo episodio, che sarà l'ultimo della serie simulata, e vi comunicherò nel prossimo episodio il mio futuro del canale, per quale argomento trattare e cosa portarvi. Se portarvi un'altra serie con questo programma, magari commentate, aiutatemi a fare una scelta, perché io, oltre alle mie scelte del mio canale, io cerco pure di accontentare un po' i miei fan, quindi vorrei che commentasse cosa fare, se fare magari un europeo, una Champions League con questo programma, oppure per ora magari fermarlo e trattare argomenti normali. Io penso comunque di fare, comunque vi do una piccola idea, che magari fermare un po' questo nuovo progetto dell'Europeo Champions League e fare un break di penso una settimana, dove magari porterò video dove parliamo, ci aggiorniamo di calcio, perché dovrebbe arrivare a giorni la decisione, penso, della Serie A, se continuarla o no. E magari possiamo parlare di questo, è quello che penso io. Comunque, il video finisce qua. Oltre a condividere, commentare e lasciare like a questo video, iscrivetevi al mio canale, supportatemi con un'iscrizione al mio canale. Vi ringrazio in anticipo se lo fate, e
Siamo a quota 96, mancano 4 iscrizioni ai 100. Il mio obiettivo iniziale di questo canale, e se volete seguitemi sulle pagine social Facebook e Instagram, e se volete TikTok, il mio Insta pazzo official. Bene o male, forza Italia, forza, alla prossima.